ero con la mia famiglia, eravamo tutti insieme, siamo usciti da casa, mia moglie e i miei due figli. E ho chiuso la porta. Quando sono tornato a casa, mi sono accorto che la porta era bloccata. Lei si chiama Briciola ed è stata la protagonista di una storia che è quasi dell'incredibile. Simone, il suo padrone, è non udente. Lo scorso 25 luglio rimane chiuso fuori dalla porta di casa. Persa la speranza di rientrare, forse a causa di un'altra chiave inserita anche dall'interno, decide di chiedere aiuto. Mia figlia mi ha detto: "Guarda, forse il gatto prova a darci una mano ad aprire la maniglia, perché qualche volta fa qualcosa del genere." Però io ho detto: "No, è impossibile, l'unica soluzione è chiamare i vigili del fuoco." Quindi ho mandato un messaggio al servizio d'emergenza. Ci siamo scambiati dei messaggi. Ho spiegato che cosa era successo, ho spiegato che non c'era nessuna urgenza. Ma risolvere la situazione ci ha pensato proprio lei, Briciola. Aggrappandosi alla maniglia è infatti riuscita ad aprire la porta tra lo stupore del suo padrone e dei vigili del fuoco nel frattempo intervenuti. I vigili del fuoco sono arrivati su, sono saliti fino al terzo piano e hanno visto la porta aperta. E questo li ha lasciati, si sono bloccati, sono rimasti perplessi e avevano il gatto in braccio. E quindi è andata così, che il gatto probabilmente si è attaccato alla maniglia e ha aperto lui la porta da dentro. Diciamo che la parte divertente di questa storia è che il gatto ci ha salvato e ci ha aperto la porta. Però l'altra parte importante che ci tengo a dire è, voglio intanto ringraziare i Vigili del Fuoco e poi questo servizio di messaggi che ci permette a noi sordi di poter avere dei servizi nei momenti di emergenza o comunque di bisogno, perché per gli udenti è facile telefonare e risolvere facilmente le situazioni. Per noi sordi c'è sempre una difficoltà in questo.